in Italy Special Edition, Dr. Wine Collection. Abbiamo con noi Farchioni, un nome noto per vari ambiti agricoli, ma oggi si parla di Sagrantino di Montefalco, un vino che ha un carattere molto particolare, ma affascinante e in grande crescita, che si possa pensare. Mi dici te questo rock and roll wine? Sagrantino è il solid rock and roll, ebbene sì, anche gli italiani hanno detto ci piace il rock and roll e quindi ci piace il Sagrantino. Devo dire, nonostante tutto è stata veramente una grande annata, sia in termini di vendite sia in termini produttivi. Siamo fuori con il Sagrantino Terre della Custodia 2016, quindi un'annata molto equilibrata, quindi dove i tannini si sono bilanciati, ma le note scure balsamiche e quelle veramente con le note vibranti rock and roll ci sono state e sono state molto apprezzate. Questo è una cosa molto, molto affascinante, perché l'Italia ha questi vini con personalità diverse e ogni tanto abbiamo la tendenza a dimenticarci che è la diversità che fa la bellezza dei nostri vitigni. Noi viviamo in un territorio come l'Umbria veramente dove la struttura e il corpo dei nostri vini non mancano. È bello vedere che come in tutta Italia questo sia recepito, no? Anche in zone magari dove si producono vini meno strutturati. Sai che il Sagrantino sia in termini di alcol ma di tannini ha la sua forza, no? E questo devo dire che in questo anno di Covid è stato un pochino come una medicina, no? Io dico sempre che se parliamo di rock and roll, il Sagrantino, io devo pensare a una canzone, oggi viene da pensare Vasco Rossi, Liberi Liberi, no? Quindi liberi da chi, liberi da che cosa. In effetti siamo di nuovo liberi a parlare di vino. Grazie. Grazie.